Recording is on. Va bene, adesso c'è la registrazione. Ciao a tutti. Scusate, come sempre, noi abbiamo bisogno di dare dei pareri. In questo caso è proprio per il piano paesaggistico di Bolzano che è stato presentato lunedì. Qualcuno di voi c'era, qualcuno no, però lo hanno spiegato i tecnici lunedì. Si tratta praticamente dell'adattamento del piano di quella legge urbanistica del 1 luglio del 2020. E allora anche questo piano paesaggistico devono essere deve esserci qualche ritocco, ecco. Però non è una cosa adesso Buonasera. di grande. Ciao, adesso ci sei anche tu, perfetto, grazie. Ciao Michele. Non ci sono delle grandi cose, però è veramente una cosa di, diciamo, adeguamento a quelle norme di tutela da fare, ecco. Io non spiego più di che perché non sono una tecnica e comunque avevate questa occasione di essere presente e se per voi va bene, io lo metterei in votazione questa delibera del piano paesaggistico. Va bene? Allora, facciamo l'appello. Scrutatori? Ah sì, i scrutatori per cortesia, Zeno Obercoflo e Franco Colesei. Va Va bene. bene? Franco e Zeno? E Ok. invece il verbale lo fa Daniele. Ok, va bene. Grazie. Allora, io faccio l'appello nominale, Robert. Jawohl. Arno? Dafür. Franco, Eccomi, presente. e sei favorevole? Favorevole. Ok, grazie. Gertrud? Gertrud ha fatto con il dito sì in alto, Visto. visibile, visto da tutti, grazie. Daniele? Favorevole. Zeno? Favorevole. Luca, Michele, Favorevole. Astenuto. e io sono favorevole. Grazie. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 favorevoli e un astenuto. Questo per il verbale, grazie a te. Poi noi dobbiamo fare le prossime date per le prossime riunioni. E io vi propongo per mercoledì 22 settembre. Qualcuno non c'è o in ferie? No, allora facciamo 22 settembre, sempre alla nostra solita ora. Poi, a ottobre lo facciamo il 13 di ottobre, mercoledì è sempre mercoledì. Io Qualcosa di. probabilmente non ci sarò perché ho la laurea il 12-13 in quei giorni là, però. No, allora spostiamo. Scusa, la laurea. Possiamo esserci La settimana presente? dopo? Come? Spostiamo la laurea? No, no. La Allora, settimana dopo andasse sarebbe super, però. io la settimana dopo ho una riunione, pare, di un altro tipo per il 27, vi Ma andrebbe? possiamo anche spostare il giorno, magari non mettere il mercoledì, mettere un martedì o un giovedì, non so. Io so che la Gertrud non può il lunedì e giovedì, vero? 27 comunque andrebbe bene, casomai. Il 27 andrebbe bene? Sì, era solo una proposta. Grazie, no, perché l'abbiamo già detto, fatto un paio di volte, mercoledì sembrava che andasse per tutti. Allora facciamo il 27 di ottobre,
Grazie mille. Sì, ma per quello lo facciamo. Sì, ma almeno prendi la laurea però. Appunto, e dopo il brindisi. Poi propongo il 17 di novembre. Sì, va bene. Va bene. E a dicembre io lo farei abbastanza all'inizio. Vediamo, l'8 è proprio il mercoledì. Il 15, com'è il 15 per voi? Sì, sì, va bene. Il primo, no, è troppo vicino. O il primo di dicembre o il 15, abbiamo no, questi due. Il 15 è meglio, secondo me. Il 15 è meglio? Allora facciamo il 15. Perché dopo basta, per sotto Natale non facciamo più niente. Grazie, allora abbiamo queste date, benissimo. Poi vi devo dire purtroppo la notizia, allora siamo tutti un po' nuovi con questo bilancio, che l'abbiamo fatto anche l'altra volta, non abbiamo più un soldo a disposizione quest'anno e vi spiego anche perché, io non lo sapevo che fosse talmente costoso, non so chi di qualcuno voi può, scusami, qualcuno può spegnere l'audio perché c'è un rumore di sottofondo? Mm-hmm. Rubato è Franco, mi sembra. Forse Franco. Io sì. Sto provando. Mi si è bloccato tutto. Ok. Allora, non so chi di voi è stato al cinema, quello sotto le stelle. Una proiezione ci costa 1500 euro. Io non lo sapevo prima, non so se qualcuno che c'era prima lo sapeva, è molto costoso. Noi avevamo 5 eventi, 3 al Premstallerhof e 2 al Parco Cappuccini. E per cui è una cosa abbastanza notevole. Sono 800 euro per il noleggio, attrezzature, servizi vari e 700 per l'organizzazione, prenotazione, controlli d'accesso e la pulizia anche. Allora, quest'anno è andata così. Tutti noi facciamo, adesso lo sappiamo, per cui anche per fare quelle proposte che abbiamo fatto l'altra volta, anche tu Michele, no? di quelle le immagini, le fotografie di Bolzano. Sì, esatto. E io direi che il prossimo anno facciamo al massimo 2, uno Parco Cappuccini e uno Premstallerhof e il resto lo facciamo, facciamo noi per le nostre progetti, per quelli che abbiamo, ok? Tu vuoi dire qualcosa, Zeno? Sì, forse anziché cercare di diminuire le proiezioni, potremmo forse chiedere anche parlare con la giunta e chiedere che queste proiezioni vengano finanziate attraverso i soldi del comune, non quelli dei quartieri, perché comunque mi sembrano iniziative interessanti e avendo noi a disponibilità un budget limitato, che iniziative culturali di questo tipo vengano sostenute dal comune. Questa è solo una proposta di cui possiamo parlare l'anno prossimo. Allora, Luca ed io erano ad una di queste proiezioni e vi posso dire era una cosa veramente molto bella, e però non c'era nessuno degli altri consiglieri e non c'era adesso tanta gente, vero Luca? Non c'era tanta gente. Okay. Perché ci sono altre proposte anche con questo Festival Pozen, danza, cioè la gente è affollata di cinema sotto le stelle, c'è la Tessman. Io propongo poi per il prossimo anno casomai di diminuirlo un po', perché era bello farlo uno o due volte, però allora la presenza di noi deve essere un po' più alta. E anche magari noi di dirlo, abbiamo solo questi due alla nostra gente del quartiere, e di diciamo fare un po' più di pubblicità anche.
perché c'era poca gente, era un peccato. Vero Luca, noi l'abbiamo, eravamo lì al Premstone. Infatti, cioè, purtroppo è questo il problema. E, a parte che c'è stato anche un periodo che la sera il tempo non dava, diciamo, fiducia, quindi anche essendo all'aperto era un po' un problema. Ma poi effettivamente forse secondo me c'era poca pubblicità e come dici tu, probabilmente già in altre circoscrizioni fanno anche le stesse cose. Sarebbe interessante magari organizzarsi tra le varie circoscrizioni e suddividere un po' i compiti, non so, tipo, non so, noi fare il cinema sotto le stelle, da un'altra parte fare, non so, una festa campestre o quello che è, insomma, o qualcosa teatrale anche, perché no, o magari anche noi, visto che abbiamo il teatro da questa parte, e lasciare magari il cinema sotto le stelle magari anche a qualche altra circoscrizione, di modo che si diminuiscono quello che sono anche le spese. Potrebbe essere anche un'idea quella, e così anche i cittadini stessi possono anche andare una volta da noi, una volta dall'altra parte, cose così. Grazie della proposta, che trovo ottima. Io credo che anche gli altri presidenti, quando vedranno il bilancio, io credo che anche loro diminuiscono. E se allora in ogni centro, in ogni quartiere ci sono due, sono già 10 cinema sotto le stelle, va bene, allora sono questi 10.500 euro, quello che sono, però ogni quartiere, diciamo, ha poi anche qualcos'altro a disposizione. Ecco, questo... Silvia, könnte ich noch was zu dem Punkt sagen? Vielleicht sollte man auch mit dem Filmclub Kontakte aufnehmen. Denn ich weiß, auch der Filmclub hat bei der Aufschneider im Hof der Aufschneiderschule auch Filme gezeigt, entweder in Zusammenarbeit mit ihnen oder nicht, dass man da in Konkurrenz geht. Na, allora, Robert dice che anche il Film Club ha fatto del cinema sotto le stelle, infatti ce ne sono tanti cinema. Noi come comune, loro diciamo come organizzazione, lo danno a certe associazioni che sono disposte a farlo in estate. Il Film Club farà il suo programma. Io propongo di diminuirlo e comunque di farlo in questa maniera. Ok, Robert? Ecco, poi vi volevo dire che mi ha scritto che mi hanno scritto che nel Parco Cappuccini vogliono, nel periodo natalizio, dal 3 al 23 di dicembre, vogliono fare degli eventi. Noi qui non dobbiamo dare parere, però io ve lo dico solo, sarebbe bello in Parco Cappuccini anche, appunto, di averle qualcosa per natalizio. Include, diciamo, un'offerta musicale, giovani artisti, sembra, scuola di musica del conservatorio, qualcosa di gastronomico, artistico, laboratori creativi e commerciale, delle giovani, diciamo, artisti, che delle licei artistici. Questo tipo di Christkindlmarkt sarà rivolta a giovani e famiglie, che in particolare, appunto, per noi di Bolzano, perché si vogliono distinguere dal resto, diciamo, del Christkindlmarkt, e vogliono fare un taglio ecosostenibile. Noi qui non dobbiamo dire niente, mi hanno solo allegato che, appunto, questo, diciamo, abbiamo l'informazione. Per me va bene? Basta, noi pare che non dobbiamo dare un parere a questo. Se fosse, lo facciamo la prossima volta.
Intanto si deve ancora vedere se tutto il rischio di marzo sarà aperto, perché non si sa ancora se con queste cifre che vanno in su è possibile farlo. Infatti Bolzano Bici, vi ho subito trasmesso la mail, è stato disdetto per questi motivi. Poi mi ha contattato l'architetto Weber, che lui vede, come anche l'altra volta accennato da parte nostra, un grande problema per questo bus a due corsie davanti alla casa Kolping, e poi girare appunto su nella via Cassa di Risparmio. Lui dice che una trace di questo tipo per gli autobus è molto difficile, così come l'avevamo detto anche già l'altra volta. Io credo che questo, quando l'assessore alla mobilità vuole deciderlo così, credo che lì noi subito nella nostra prossima riunione, se lui lo vuole veramente fare in questa maniera, noi subito nella prossima riunione facciamo una delibera che noi non siamo d'accordo. Se per voi va bene, perché io ho capito che tutti voi non siete d'accordo. Sì, è giusto, giusto. Mm-hmm. E allora lì reagiamo subito, adesso non ha ancora senso, vi dico solo che sono stata contattata appunto da un paio di gente che appunto dice non è opportuno. Poi ulteriore ancora, mi ha scritto il geometro Malfatti, quello che... diciamo è per il nostro quartiere, fa tutti i lavori di manutenzione, e lui dice che appunto, questo vi informo, che dal 27 di settembre per circa 3 settimane eseguiranno dei lavori in piazza Walter, soprattutto per te Franco, importante, nello specifico tolgono i lastroni grandi sotto tutte le sotto tutto il verde. E verranno posati dei cubetti di porfido per dare una più stabilità a questa zona, così mi ha scritto. Quando questo? Allora, dal 27 di settembre. 27 settembre. Capito? Ok. E inoltre cambieranno un po' di lastre che si sono rotti, ecco, dell'asfalto. Posso chiedere un attimo una cosa? Uh-huh. Visto che secondo me è importante avvisare le persone, che i commercianti, i bar e tutte le persone che sono attive su Piazza Walter, probabilmente viene fatto, ma se non viene fatto... forse noi come circoscrizione potremmo avvisarli, perché secondo me un esercente così si può anche gestire un po' meglio, non so se c'è importante. Io credo che loro lo fanno. Okay. Siccome si tratta del 27, cioè oltre un mese, io credo che lo fanno. Okay. Franco, casomai se loro non ti dicono niente fino, diciamo, non so, 10-15 di settembre, tu ce lo dici? E allora si fa un comunicato stampa che... Sì, volentieri. Mandiamo noi. Però neanche mai sentita. Uh-huh. Tu sei il nostro va bene. Il nostro capo di Piazza Walter. Il nostro referente alla Piazza Walter. Sì. Capo. E poi... viene realizzato un secondo marciapiede in via Largo Palatucci, quella è la strada che porta alla questura. Attualmente è presente un solo marciapiede e in accordo con la questura si fa un secondo marciapiede. Sul lato opposto, diciamo, ovviamente. Poi tra settembre e ottobre saranno eseguiti dei piccoli lavori di manutenzione in via Capocini, via Cassa di Risparmio,
via Leonardo da Vinci e via Rosmini, ma dei piccoli interventi. Lui è molto gentile di dirci proprio tutto. I lavori sono soprattutto di posare la sabbia sulla pavimentazione dei cubetti per la chiusura delle buche prima che inizi la neve. Ci sarebbe anche in piazza Domenicani per andare per la via Sernesi, c'è un passaggio pedonale e lì ci sono anche dei buchi, sarebbe magari da avvisare anche loro, forse l'avranno già visto, però siccome ogni tanto è proprio in piazza Università o dopo? In via... No, proprio dove c'è all'angolo con l'INPS c'è un passaggio pedonale e lì sono dei buchi proprio sul passaggio pedonale. Sul marciapiede? No, proprio sulla strada che va dall'angolo dell'INPS al palazzo dell'INA. E lì c'è allora questo... Ok. Ecco. Le dirò. Posso anch'io fare un mini, visto che siamo certo. In zona? Ho notato che su Ponte Talvera, dove c'è Tainer, c'è l'attraversamento pedonale, però il marciapiede non ha, diciamo, non... la discesa per permettere alle bici, alle persone disabili, cioè resta il gradino per attraversare la strada. E quello è un piccolo intervento, però che è importante. Non so se avete presente anche voi, lì le strisce davanti a Tain. È vero, sulla parte destra, venendo dalla Piazza Vittoria, manca il gradino. C'è il gradino invece che la discesa. È vero. Va bene, anche questo ve lo dirò. Qualcos'altro? No. Ah, ecco, una cosa. In via... adesso complicata. Allora, venendo su da Piazza Dogana, quella lì è via... andando verso... Via Brennero? No, non è via Andrea Soffer, perché quella in contromano via Andrea Soffer, se non sbaglio. Cioè, in via Andrea Soffer vai in Piazza Dogana. Andando in Piazza Dogana verso la via Cavour. Mi sa che è via Cavour. A un certo punto hanno montato da 6 mesi al massimo un semaforo lì per un attraversamento pedonale che ci passano pochissime persone e pochissime macchine anche, quindi secondo me è un po' insensato. E quando diventa rosso dura, penso, 3 minuti il rosso per le macchine. Secondo me è abbastanza insensata come cosa, quindi magari se si può magari fare una richiesta di accorciare il tempo o direttamente metterlo lampeggiante e far sì che diventi... Ma lì non c'è un semaforo in via Cavour. Aspetta un attimo. Oben wo die Batzenheisengassen ist. Ah, dove c'è la pizzeria? Esatto. Un Fußgänger. Esatto, è vero. Quello l'hanno fatto perché lì veramente le macchine accelerano tanto. Ma c'è il dosso tre metri prima, infatti. Io sinceramente non ne trovo troppo il senso. Per carità, il semaforo ci sta, se ce n'è il bisogno ci sta, ma che non duri 3 ore il rosso, perché... Sai perché l'hanno fatto, Michele, lì? Perché dall'altra strada, ancora più avanti, adesso hanno fatto quella ciclabile, e quella ciclabile le mamme portano i bambini lì alla scuola, sia alla scuola materna che all'asilo, e ogni tanto hanno anche un altro bambino con la bici piccola, e allora il semaforo è un attimino più lungo per questi bambini soprattutto. Sì, certo, perché cioè, però secondo me è davvero troppo lungo, perché io ci passo spesso in macchina, in bicicletta, e si crea in un attimo una coda assurda, perché lì, soprattutto in orario di punta, lì si... magari si può fare qualcosa, perché... Io credo che loro, se mettono il semaforo, appunto per questa nuova ciclabile, certo, un minimo di tempo. Va bene, comunque se magari si può far presente il problema. Chiedo, ok. Grazie. Volentieri.
Bene, e poi c'è ancora uno scavo in piccola parrocchia, assieme alla SEAP, alla Edina, per portare le infrastrutture del nuovo al nuovo Campofranco. Quello ci sarà ancora. Questo è. Poi c'è ancora. Sì, questo è tutto. No, questo è tutto. Quello che lui mi ha scritto. Ecco, io con questo sono, diciamo, informato di quello che è successo e non so se adesso voi avete qualcosa alle varie ed eventuali. Arno? Ti vorrei una cosa, l'ultimo verbale, che non so se tutti hanno ricevuto, ma quello del 28-7, se non sbaglio. Avevamo detto giù in fondo che organizzavamo un sopralluogo per quella curva al museo, non so Sì, se ci ricordiamo. esatto. Ecco. Facciamo la prossima volta, subito la prossima volta, non mi sono scordata. Ok, va Va bene. bene? Quello allora sarà il giorno. Adesso non so se dobbiamo organizzare il sopralluogo o se Noi porto abbiamo detto, documentazione. facciamo. Io lì ho pensato una cosa: noi ci guardiamo quella ciclabile dove non c'è la vista, diciamo, e in questo caso anche davanti al Colping e alla via Cassa di Risparmio per quegli autobus. Così abbiamo due sopralluoghi nello stesso, diciamo, luogo. Quello mi sono detta. E lo facciamo il giorno, allora, il 22 di settembre. Potrebbe non sein Porto oder wie? Quello si vede, devo ancora 18 vedere. o 15. Ci troviamo lì e poi magari io vedo se è possibile avere una saletta nel comune, in maniera che noi dopo non dobbiamo tutti andare fuori al Maso Premstalla e che poi facciamo la seduta là. Adesso io vedo. Comunque io credo il 22 di settembre ancora è ottimo per fare un sopralluogo e ci possiamo ancora di nuovo una volta vedere in natura. No, portiamo la copertina e ci mettiamo sul talve a fare riunione. Anche quello possiamo fare. Se non trovo spazio. Oppure si va nel bar lì al museo, anche lì all'aperto. Al limite si farà un altro tipo di seduta, non fa niente. Anzi, vi offro da bere qualcosa a tutti. Andiamo tutti da Franco. Oppure andiamo da Franco. Ecco, Franco non c'è più? No, mi sa che è caduto. È caduto? Allora forse da Franco. Ok, no, quello lo facciamo, Arnogal, non ho dimenticato. Qualcos'altro ancora? Zeno? Sì, io vorrei parlarvi un attimo della proposta che volevo fare che sul tema di Piazza Erbe e delle questioni di cui si è parlato anche in questi giorni. Non so, faccio. Posso fare una piccola Sì. introduzione a Zeno? Volentieri, io, piano. Allora, io sono stata contattata da parecchi giornalisti. Perché nell'Alto Adige la Antonella Mattioli, che mi ha chiamato, ha preso, diciamo, solo la frase finale mia e tutto il resto no. E la frase finale era di chiudere il Piazza Erbe. In questa maniera, come mi conoscete, io non l'avrò mai detto. Io avevo detto a tutti. E dopo anche alle altre, alla stampa e alla RAI, che è importante le forze d'ordine, c'è una delibera del sindaco che c'è già, c'è il DASPO urbano che c'è già, e che le forze d'ordine dopo l'una devono vedere di fare, diciamo, ordine. In questi ultimi 3 mesi, dopo l'una, i giovani hanno portato la musica lì davanti
al Neptunbrunnen e lo hanno acceso a tutto volume, per la gente non è più possibile dormire. Allora cosa si dovrebbe fare? Si deve guardare di fare le forze d'ordine anche dopo, devono vedere, perché loro poi vanno via, ci sono alle 10, 11 e poi non ci sono più. Esatto. E quello detto, poi ho detto che è importante, dopo, non so, voi, qualcuno di voi conosce ancora il Cubo, che c'era in zona industriale, che era una casa per la gioventù, e la gioventù era, devo dire, l'avevano accettato molto bene, facevano feste, facevano la musica, era una cosa accettata. Allora, la nuova casa della gioventù è a Larbo, alla stazione, nel nuovo areale c'è il progetto anche per una casa per la gioventù. E solo affinché venga costruita questa casa, passano altri 15 o 20 anni. E è già 14 anni fa il Cubo è stato chiuso, e andiamo a 30 anni che la gioventù a Bolzano non abbia niente, insomma. Quella era la proposta, diciamo la soluzione, anche una delle soluzioni, e appunto le forze d'ordine. E se non avviene in questa maniera, deve essere possibile di chiudere Piazza Erbe per un certo periodo, non per sempre, perché loro citano sempre in una data maniera, per un certo periodo per fare ordine. E per quello io l'ho detto in questa maniera, solo voi capite il tratto che ho fatto. Infatti ho telefonato anche con Zeno, e a Zeno adesso tocca a te. Anche Silvia. Sì, esatto, io non so se voi avete seguito un po' la questione di questi giorni che è emersa sul giornale, e secondo me è un tema veramente centrale per il nostro quartiere, perché è una polemica che va avanti da tanti anni, dove ci sono anche tantissimi aspetti che forse sembrano non si vedono al primo momento, ma c'è un aspetto urbanistico, come avevamo parlato con io e Silvia, nel senso che è importante che il centro resti una zona dove ci sono le persone che vivono, che non diventi un centro fantasma dove non vive più nessuno, come succede in altre città, in altri paesi, e ci sono effettivamente delle persone che vivono lì e stanno cercando di cambiare casa o di lasciare appartamento. D'altra parte è anche una questione di sviluppo del territorio e di apertura verso i giovani, perché da tantissime statistiche e questioni e ricerche che si fa, moltissimi giovani non tornano in Alto Adige, anche perché vedono una mentalità un po' chiusa e vedono che mancano degli spazi dove si possono sviluppare, dove possono avere, diciamo, anche una cultura giovanile libera e essere, diciamo, anche un po' liberi di socializzare, eccetera. E soprattutto anche una questione che Bolzano, essendo una città universitaria, al momento non offre abbastanza spazi per i giovani dove stare. Quindi chiaramente non essendoci altri posti, tutta la movida cosiddetta si concentra in centro, eccetera. Comunque questo problema, appunto, molto complesso e interessante, secondo me dovremmo provare, come consiglio di circoscrizione, a risolverlo, a prendere un ruolo di mediatori, e quindi cercare di portare, la mia proposta era anche questa, di creare un processo di partecipazione, un tavolo rotondo serio, partendo dall'esperienza buona che abbiamo fatto, per esempio, col Piano del Verde. Non so, Luca, tu che c'eri, anche Silvia, così, e Robot, mi sembra che sia stato un formato molto bello, che ha funzionato molto bene, e secondo me, creando un dialogo, ovviamente moderato da delle persone che lo fanno per lavoro, quindi degli esperti di partecipazione, come lo è stato sul Piano del Verde, si può insieme intanto cercare di capire le posizioni degli uni degli altri e cercare poi insieme a sviluppare un piano integrale per perlomeno migliorare la situazione che c'è in centro, perché non dobbiamo illuderci, è un centro di una città, di un capoluogo di provincia, quindi ci saranno sempre
delle persone che vanno lì a fare, che si ritrovano in centro la sera, eccetera. Però magari possono emergere delle soluzioni per trovare nuovi spazi, non so, penso ai prati del Talvera, che potrebbero essere valorizzati molto di più la sera, se si illuminassero bene, si creassero delle bancarelle dove le persone si possono incontrare. Penso anche a tutti i luoghi, anche Piazza Università, il Parco dei Cappuccini, tutti questi luoghi che al momento sono chiusi, magari inutilizzati poco, che potrebbero almeno aiutare di non avere tutte le persone ammassate in centro, dove c'è anche questo effetto canyon che amplifica il rumore, che diciamo peggiora ancora di più la situazione. Perché da una parte è importante lasciare, dare degli spazi ai giovani, e secondo me è fondamentale anche a Bolzano, perché moltissimi sentono la necessità di avere di questi luoghi, anzi sentono molto spesso limitati da questo punto di vista. Dall'altra è anche giusto però chiaramente che gli eccessi cioè che le persone possano dormire in qualche modo. E quindi io appunto volevo fare questa proposta di mettere anche a disposizione dei soldi come quartiere per creare questo tavolo di lavoro e trovare delle soluzioni che vadano, possono andare magari delle soluzioni di mediazione per risolvere questo problema una volta per tutti, perché sennò con queste restrizioni che sono più simboliche alla fine, perché di tipo non si può consumare alcol da una certa ora, eccetera, negli ultimi anni si è visto che di fatto il problema non si risolve, perché non sono realizzabili anche la questione, questa è la mia opinione personale, non si può chiudere il centro al passaggio alle persone da un certo orario. E secondo me si possono insieme trovare delle soluzioni praticabili e presentare una strategia integrale al sindaco, all'amministrazione comunale per migliorare questa situazione, ecco. E secondo me è un regalo che faremo a questo centro, se no tutti gli anni ci sarà nei soliti periodi di piena, quindi quando tornano gli studenti dall'estero, di fuori sede, quando c'è l'estate dove tutti si vogliono incontrare, eccetera, eccetera, si riprospetterà la stessa problematica, ci saranno i residenti che fanno diciamo i loro comunicati, gli altri che faranno i loro, cioè insomma ci si risponde a comunicati e non si risolve il problema, ecco. E poi un'altra parentesi, chiaramente la situazione di quest'estate è ancora una volta particolare, perché sono chiuse tutte le discoteche, le persone finalmente possono, cioè diciamo sono un po' finite di più le restrizioni, quindi hanno voglia anche di vedersi, di socializzare, eccetera, e quindi la situazione è ovviamente anche diversa. Ecco, secondo me è importante trovare anche degli spazi proprio in centro, perché sì, il cubo ci sta, ma alla fine se ci fossero le discoteche aperte c'è il live, c'è l'ok dove le persone vanno, ma comunque in ogni caso una gran parte delle persone continuerà a rincontrarsi in centro, usare il centro, quindi trovare delle soluzioni anche vicino al centro secondo me è importante. Ecco, tutto qua. Io volevo chiedere se anche voi siete d'accordo di investire tempo e energia nel risolvere una volta per tutti questa questione, con questo tavolo partecipato gestito dalla circoscrizione. Non ho presentato la mozione perché sennò sarebbe stata, ne avremmo parlato soltanto a settembre, mentre adesso parlando nelle varie ed eventuali potevamo parlarne subito, mi sembra una cosa urgente da affrontare subito, e se tutti fossero d'accordo potremmo già adesso iniziare a instradare la cosa. Grazie Zeno. Purtroppo Zeno, come tu hai sentito, non abbiamo più i soldi per una moderazione. Zeno e io erano d'accordo che non lo possiamo fare noi la moderazione come quartiere. Volevamo appunto chiedere, sì, ho visto prima Luca, poi Michele, già visto, grazie. Non abbiamo questi soldi per la moderazione della Sabine Frei. Abbiamo pensato che lei è perfettamente bilingue e lei ha fatto un'ottima cosa con quel piano verde. Dobbiamo vedere come fare adesso. Comunque prima c'è Luca. Sì, allora, l'idea è buona, questa di organizzare questo gruppo. Sarebbe interessante coinvolgere anche i locali,
che ci sono nella piazza e nelle piazze limitrofe, perché io ho avuto adesso l'altro giorno proprio un incontro, diciamo, è venuto a bere qualcosa dove sto lavorando e abbiamo parlato con il ragazzo del Black Sheep e mi diceva che effettivamente anche loro non riescono, diciamo, a tenere a freno questa cosa qui e comunque non vedono un aiuto da parte delle forze dell'ordine di poter fare in modo che possano lavorare anche diciamo più tranquilli. Idee potrebbero essercene, sarebbe anche bello fare presto questo incontro. Ci sarebbe una piazza Domenicani che secondo me è abbastanza morta, dove si potrebbe anche vedere di organizzare anche qualcosa da quelle parti lì. E l'idea di chiudere la piazza Erbe potrebbe essere buona fino a un certo punto. L'idea, quella che ho provato a pensarla io, è fare in modo che i locali pubblici all'esterno abbiano un po' più di tavolini, di modo che anche i ragazzi possano stare seduti e che, diciamo, sono più gestibili, perché quando le persone sono sedute sono più gestibili rispetto a chi è in piedi. Chiaramente in questi periodi qui c'è il problema degli assembramenti e secondo me sarebbe interessante tornare un attimo indietro, come è stato fatto quando hanno riaperto la piazza Erbe con i banchetti, dove c'erano delle transenne che facevano entrare e uscire le persone. È un lavoraccio, quello sicuramente, ma potrebbe essere un piccolo deterrente. E l'idea mia poi, e poi qui finisco, sarebbe comunque a una certa ora di effettivamente chiudere la piazza Erbe, ma siccome è suddivisa in due parti, sarebbe interessante chiudere le parti dove ci sono i banchetti e lasciare la corsia in mezzo, quindi quella che va verso via Museo, aperta, ma in modo tale che anche i ragazzi pian pianino possano smaltire dalla piazza Erbe e magari, come appunto dicevi tu prima, dargli la possibilità di finire la serata, tra virgolette, diciamo in un posto un po' più appartato, magari sempre in centro, accessibile anche con biciclette o quello che è, di modo che anche i ragazzi possano finire la serata anche lì in centro. Questa l'idea era in questa cosa qui. Il fatto di mantenere, diciamo, tranquilla la piazza, e lì il problema è mettere magari una ronda o qualcuno che almeno fino a una certa ora della notte impedisca, diciamo, ai ragazzi di rimanere poi fissi nella piazza. Anche perché anche i locali pubblici non hanno la possibilità poi di ripulire la piazza, perché anche un problema è che la mattina dopo chiaramente le persone, diciamo, che iniziano a lavorare trovano effettivamente troppa sporcizia nella piazza. Ma perché questo? Perché i ragazzi rimangono comunque oltre le chiusure dei locali e quindi quelli dei locali non hanno la possibilità di poter ripulire almeno un po' al meglio la piazza. Quindi giusto trovarsi un attimo e magari anche a quattro occhi riuscire un po' a capire meglio determinate problematiche e magari qualche soluzione sicuramente ci sarà, e soltanto da vedere come modificarla. Comunque ben venga questo incontro, sperando presto, e avvisare magari effettivamente anche i locali pubblici e magari fare una cosa tutti insieme e capire anche che cosa possono avere a bisogno anche loro, perché giustamente noi la vediamo da una parte e chi invece lavora la vede con un altro occhio, quindi magari le due facce possono anche essere poi unirsi insieme e magari fare qualcosa di interessante. Grazie Luca. Michele. Allora, io volevo solo dire che per questa problematica, proprio io sabato scorso o sabato venerdì, non mi ricordo, sono passato verso le 11:30, mezzanotte, in piazza Erbe. No, alle 11:30 più o meno. E ho proprio visto che le forze dell'ordine a quell'ora, poco dopo, quindi 11:40 più o meno,
se ne sono andate e hanno lasciato la piazza sguarnita. Quindi, secondo me, si potrebbe richiedere una presenza fino a tarda notte delle forze dell'ordine che facciano da deterrente per questi giovani che fanno troppo casino, perché è davvero una realtà che è fastidiosa per chi abita là. Io ho parlato con alcune persone che conoscevo dicendogli perché stessero, chiedendogli più che altro perché stessero facendo tutto questo casino, e loro mi fanno che volevano divertirsi. Ho detto, beh, che comunque era tarda notte perché sono andato via alle una, e loro mi hanno detto, ma non mi interessa di chi dorme là, di chi abita là, potevano abitare in un'altra zona, mi hanno detto. E alcuni mi hanno detto, cosa anche abbastanza giusta, che essendo che le discoteche sono a numero limitato, col Green Pass e tutto, molti invece che andare in discoteca vanno lì e fanno casino. Però questo naturalmente non è una giustificazione, è semplicemente una motivazione per cui loro... c'è molto più movimento, ecco, diciamo. Questo è quello che mi hanno detto a me. Grazie. Infatti la polizia, quella comunale, nel loro statuto hanno dentro che loro fanno servizio fino a mezzanotte. Esatto. È stato prolungato per Piazza delle Erbe dalle ore 11 di sera a mezzanotte. Oltre la mezzanotte dovrebbe venire la polizia statale oppure i carabinieri. Fai conto che i carabinieri erano lì insieme in pattuglia alla municipale, dopodiché se ne sono andati insieme. Cioè la municipale e i carabinieri sono andati via insieme, quindi hanno lasciato la piazza sguarnita poco prima di mezzanotte. Mm-hmm. Zeno? Sì, no, per concludere, secondo me ci sono tante idee e tante realtà diverse. Mi ricordo quando abbiamo partito, io sono uno che poi ho passato tutte le mie superiori in Piazza Erbe, quindi è uno di quei giovani che faceva casino, tra virgolette, no? Quindi ognuno ha la sua prospettiva, e unire queste prospettive secondo me può essere soltanto utile. E quindi io, anche per questa questione dei soldi, farei la proposta di mettermi io in contatto con l'assessore alla partecipazione, che penso sia Gennaccaro, giusto? Perché esatto. Sì, Gennaccaro. Perché da lui un contributo, perché penso che non si tratta di tanti soldi, si può almeno chiedere, e per la prossima riunione appunto farvi sapere se riusciamo a organizzare questo processo partecipativo. Grazie Zeno, se tu questo lo fai molto volentieri. Che c'è questo comitato anche dei Piazze Erbe, che loro già negli ultimi anni hanno fatto dei tavoli rotondi sia con tutti coloro che hanno i bar, ristoranti, così, sia anche con altri, e purtroppo non è mai avvenuto niente. Comunque noi anche col comitato ci dobbiamo vedere, io sono in contatto con loro già da tanti anni, e loro veramente avevano adesso, sì, all'altro anno è entrato in una di quelle case un 32enne, per cui non una persona giovane, che lui adesso ha lasciato la casa perché un 32enne dice: io il prossimo giorno non posso andare al lavoro con questo casino che c'è. Figuriamoci la gente che non è in affitto, magari di proprietà, e vive là, come fanno ad andarsene? Non è possibile. Comunque, se c'è qualcun altro che vuole eventualmente aiutarmi un po' in queste cose, così siamo in due, se no lo faccio bene anche da solo. Ma se è particolare, magari tu, Arno, hai contatti più diretti con Angelo, se voglio. Io ho i contatti più diretti, sì, con Angelo. E tu ci andresti, Arno? Devo sentirlo, non so. Io posso chiederlo. Posso ben chiedere anch'io, no? Però, cioè, se uno era particolarmente interessato, anche, potevamo organizzare questa cosa in due. Si può fare, Zeno, si può, basta che ci sentiamo, okay. Mi spieghi un attimo bene e poi riporto, ok?
E se volete, anch'io ci sono, ovviamente, perché io poi sì. Per l'organizzazione anch'io. Ok? Perfetto. Per gli altri? Vielleicht möchte ich nur zu diesem Thema noch was sagen. Ich bin einige Male in Graz gewesen. Graz ist dreimal so groß und ist eine große Universitätsstadt. Und dort in eine sehr schöne, große Altstadt. Und dort ist auf jeden, ich habe auch Fotos davon gemacht, auf jeder Tür steht oben, ab 11 sollte man keinen Lärm mehr machen, heraus im Freien. Und ich weiß, in Österreich, wenn man da wirklich den Lärm macht, den Casino, wie wir so sagen, dann kommt die Polizei und geht vor. Hier in Italien haben wir das Problem, dass die Ordnungskräfte gar nicht viel machen können. Und drum wissen die Jugendlichen, dass ihnen eigentlich nichts passiert. Das ist das große Problem. Und ich glaube, hier müsste die Gesellschaft sagen, wir möchten jetzt schauen, dass wir jugendliche Plätze sind, wo sie sich treffen können, wo sie sich unterhalten können, wo man Spaß hat. Aber es ist nicht erlaubt, nirgends ein Casino zu machen auf der Straße, einen Lärm zu schreien, sich zu besaufen. Das ist nicht, da dürfen wir nicht einverstanden sein. Und das muss einfach von den Jungen bis zum reifen Alter muss gesagt werden, das ist nicht das, was sein darf. Auch ich war einmal jung. Wir sind nicht in den Straßen gegangen und haben geschrien und gesungen. Das muss auch einmal gesagt werden. Es wird immer nur gesagt, den Jungen muss Möglichkeit gegeben werden, wo man sich trifft. Okay, das stimmt. Aber das, was hier gemacht wird, das ist auch nicht richtig. Und das muss auch gesagt werden. Und nicht nur immer Entschuldigungen, weil es nicht zu wenig Orte gibt, wo Jugendliche sich treffen können. Danke, Robert. Ich kann vielleicht meinen Teil dazu beitragen. Ich werde mich versuchen, mal in Graz in Verbindung zu setzen, wie Sie draußen vorgehen. Weil dort sind um Vielfaches mehr Jugendliche als hier in Bozen. Danke, Robert. Per la traduzione, grazie, è una città universitaria come la nostra, però molto più grande dei nostri. No, tre volte più grande. Ore 11, diciamo, chiudono tutti, anzi, sulle strade non possono più incontrarsi oppure urlare. E Robert dice che appunto la gioventù non deve urlare la sera. Se parlano già è un'altra cosa. E lì in piazza va, in Piazza delle Erbe, urlano, questo è vero. Comunque, casomai lui si mette d'accordo con Grazia e chiede come fanno, perché lì le forze d'ordine fanno il loro lavoro. Danke, Zeno? Posso solo un attimo replicare a Robert, nel senso che chiaramente tutti gli atteggiamenti, cioè uno non può andare lì con una cassa alle una di notte e mettere la musica a tutto volume, cioè per tu mettere la musica all'aperto deve avere il permesso del comune, eccetera, e questi comportamenti vanno sanzionati. La questione è che io direi di stare molto attenti, che la grande maggior parte delle persone che si incontrano in Piazza Erbe, e invito veramente tutti ad andare a farsi una, come ha fatto Michele, insomma, come vabbè faccio io questo sempre lì, di vedere la maggior parte delle persone sono veramente, intanto non solo giovani, ma ci sono anche molte persone 40-50 anni che si vedono lì e la maggior parte veramente si vuole vedere lì, chiacchierare, prendersi una birra e ovviamente se ci sono 100 persone che chiacchierano tutte nella stessa via, fa rumore. Quindi io vorrei anche togliere un po' questo stigma che lì ci sia solo gente tutta ubriaca che fa casino, che urla, schiamazza e butta musica a tutto volume. Questi sono, è vero, certo. Sono, diciamo, persone singole, gruppi singoli che ovviamente se fanno cose che non sono permesse o fanno, disturbano l'ordine pubblico, bisogna intervenire. Però ecco, solo questo un attimo per non alimentare questo stigma che spesso si dà, diciamo, alle persone che sono lì e che si incontrano. No, ma quello è vero, per carità, però comunque si torna sempre al punto che ci devono essere delle forze dell'ordine presenti che in caso si superi il limite vanno lì e sì, adesso regolare la situazione, perché
secondo me, e io la vedo sempre così, è la prima parte di Piazza Vittoria, quella dove ci sono tutti i baracchini. La seconda parte è più limitata, ci sono tutti i tavoli, è già più controllata, ecco. Ma secondo, per esempio, scusa se ti interrompo, adesso mi taccio veramente, per esempio, una cosa molto più dal punto di vista effettiva è quello che adesso hanno appena deciso a Vienna, anzi di mandare lì la polizia che fa, i vigili che fa la multa, hanno proprio ingaggiato degli awareness teams, quindi delle persone che sono attive nell'ambito della cultura giovanile, che gestiscono discoteche, insomma persone giovani che se vedono delle de-escalation vanno lì e dicono: sentite, se volete fare casino, per favore andate da un'altra parte, iniziano a parlare con queste persone, intervengano, le mandano via, dicono, e poi collaborano eventualmente con le forze dell'ordine, perché secondo me tra giovani che conoscono già come più o meno funziona la vita notturna è molto più facile anche valutare, è anche molto più facile risolvere situazioni problematiche, piuttosto che mandare lì il vigile che non riuscirà mai a fare la multa e a controllare tutto, no? Quindi anche questo. Però appunto, se facciamo sti incontri, magari tutte queste soluzioni le possiamo discutere. Io vi posso dire che già tempo fa si, con gli street worker si tentava, si faceva un tentativo, ma non il risultato era nulla. Io stesso, ovviamente, dopo tutte queste cose che ho detto, sia venerdì che anche sabato notte ero in Piazza delle Erbe, fino a 1 di notte, 1:30, senza problemi. Allora, fino a mezzanotte ci sono tanti anche di media età, questo è vero. Dopo 1 c'è veramente tanta di quella gioventù che non è che parla, loro urlano. E questo comportamento non è una cosa, una questione anche di educazione, diciamo. Appunto, io mi sono buttata e fino a tardi e ho guardato un po' tutto. Guardiamo di trovare una soluzione. In quale, su destra, sinistra, sotto, dobbiamo vedere un po' da tutti i, diciamo, punti di vista, metterli un po' assieme in questa maniera. Ok. Altro? No. Allora, se per voi va bene, io tolgo la seduta, vi ringrazio di esserci stati qua e noi ci vediamo il 22 di settembre al Museion, e casomai facciamo veramente la seduta lì al caffè del Museion e facciamo una volta all'aperto. Se il tempo... Al sole autunnale. Come? Sulle panchine al sole autunnale. Esatto. Facciamo un po' in un'altra maniera. Va bene, io vi ringrazio intanto. Arno, Zeno ed io rimaniamo in contatto e vediamo come fare, ok? Va bene. Grazie mille. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao.